La nostra cucina è sempre aperta e la nostra cucina è la cucina del nostro cuoco Marco Caldora. E io insieme ai miei colleghi Jennifer siamo sempre a disposizione dei nostri affezionati, mi stavo uscendo clienti, no? Però telespettatori, ecco, Che telespettatori. sono anche i vostri clienti, perché Sicu poi certo, si certo, crea certo, questo certo. feel È rouge vero, è bellissimo, anche se in vero. questo momento non si può andare al ristorante, ma insomma faremo di tutto per far sì che Sì, sì, presto sì. si possa tornare sempre in totale sicurezza. Nel Sì. frattempo non ci piangiamo addosso, ma andiamo Assolutamente, noi andiamo avanti. sempre avanti e quel che così deve essere, non ci dobbiamo assolutamente Abbattere, è abbattere. vero. La ricetta di oggi: Sì. zucchine, scampi e mafalde, un primo piatto veloce che possiamo fare tutti in poco tempo. Requisiti fondamentali sono sempre gli stessi: pesce fresco, materia prima buona e tanta, tanta passione. Tanta tanta passione. Questo è un piatto molto semplice, infatti i miei piatti sono appunto contraddistinti dalla semplicità, perché basta poco per fare un bel piatto. La cucina deve essere un Un piacere, piacere, un sì, piacere, è non deve vero. essere un Non va problema, vissuta come ecco, un'incombenza, infatti. Infatti, bisogna sempre fare assolutamente. le cose con piacere. È vero che tante volte nel tran tran quotidiano magari Sì, facciamo le è vero. cose di fretta, quindi non riusciamo a goderci questo momento. Però, insomma, con dei consigli giusti possiamo anche superare questa fase e riscoprire il piacere nella velocità, perché poi si può fare anche. Basta avere la ricetta giusta, e questa lo è. Sì, infatti facciamo in questo caso una mafaldina, però anche una Uno tagliatella, anche spaghetto una anche. linguina, anche uno spaghetto. Io preferisco più una pasta Larga, larga, capito? ok. Ecco, Ci fidiamo allora del tuo sì. consiglio. E facciamo scampi e zucchine. Gli scampi, sai, quelli piccolini, quelli che costano poco, quelli da frittura, da sughetto, ecco, non Sì. prendiamo scampi perché sarebbe uno spreco, sarebbe. Ok. E un po' li sgusciamo e con le teste capaci facciamo un fumetto, facciamo un provino. Ma proprio veloce, Sì, mentre proprio una facciamo il cosa. Sì, resto. mentre facciamo il resto. La zucchina, facciamo questo lavoro. Prendiamo la parte più verde, eccola qua. Escludiamo la parte centrale, quella poi con i semi. Qua. Questa parte centrale, cioè, non fate l'errore di buttarla, la tagliamo a pezzi molto grossolanamente, lo mettiamo in un pentolino con un po' di acqua e olio e lo facciamo bollire. E dopodiché lo frulliamo e abbiamo questa cremina Ok, questa purea. di saporire che serve per addensare, per fare la salsa, per addensare Ok, un po' la fantastica salsa. questa Sì, cosa. non buttiamo proprio niente, non Anche perché buttiamo. poi nelle paste bianche magari dobbiamo sempre mettere tanto olio per legare. È Invece in questo vero. modo possiamo ridurre anche È vero. l'utilizzo dell'olio, che ci sta. Però Assolutamente. insomma in questo modo proprio il condimento si lega meglio con la pasta. Prendiamo i scampetti sgusciati e li mettiamo nella padella insieme a uno spicchio d'aglio. Sì. Questa zucchina l'andremo a fare a listarelle. Ah, ok, quindi non a tocchettini. No, mettiamo a listarelle così riprende anche un po' La quando, sai, quando forma. Sì, si sì, sì, gira la sì. forchetta. E buttiamo tutto in padella. Allora, fatto questo, prendiamo Sì. dei pomodorini e Tagliamo in quattro. tagliamo in quattro e li buttiamo dentro. Cioè, proprio, guarda, sono proprio cose molto molto semplici. Piatto Esatto, dell'ultimo momento. ecco, proprio la giusta, il piatto dell'ultimo momento. Express. Adesso mettiamo, non Immagino. mettiamo vino, non mettiamo niente, mettiamo Questo bel semplicemente, sì, fumetto. un goccino d'acqua se non abbiamo il fumetto, anche un po' Anche d'acqua un della po' d'acqua, pasta. però nel Sì, momento che dobbiamo però sgusciare gli scampi ecco, conviene buttargli un po' d'acqua calda e ce l'abbiamo. appunto, ce l'abbiamo già fatto. Pochino di Un sale. pizzico di sale. E lasciamo cuocere per 3 minuti. il nostro condimento di zucchine, scampi e pomodorini è quasi cotto, giusto, È chef? vero, la pasta pure è quasi cotta, quindi a Sì. sto punto mi tolgo a livello di guarnizione, mi prendo un po' Togliamo di qualcosa un qualcosina, togliamo che andiamo a rimettere sul piatto. l'aglio, togliamo tutto. E ora facciamo. Ecco qua, noi la pasta in questo caso l'abbiamo già cotta per motivi appunto come dicevo di... Però, Sì. voilà, Ultimiamo la cottura. Sì, ultimiamo la cottura in padella. questa è un'operazione che andrebbe sempre fatta Sì. perché
i piatti si insaporiscono, assorbono meglio il condimento, soprattutto quando utilizziamo una pasta importante come questa. Sì. Importante che siate sempre attenti ai liquidi, che ecco, all'acqua, abbiamo sempre bisogno d'acqua, abbiamo sempre bisogno di liquidi per mantecare. Non facciamo cose troppo asciutte, questo lo dire. Questo è un piatto perfetto anche per l'estate. Ma come no, questo è un piatto proprio veloce, gustoso, che poi io ho messo in zucchina, magari anche, metti caso, nelle prossime puntate capiteranno gli asparagi, che sì, siamo infatti, a giorni appunto ad averli, quindi è vero, possiamo anche utilizzare. Gli asparagi con gli scampi poi stanno veramente benissimo. Amaro, dolce, quindi è tutta una. Prendiamo una crema. E aggiungiamo la cremina a questo punto. Sì, una crema di zucchina, che farà una ci darà salsa. Ci darà cremosità. Questo piatto te lo copierò, mi piace moltissimo questa tecnica di utilizzare il cuore della zucchina, che diversamente andrebbe buttato, in questo modo, per dare la cremosità al piatto. Non sprechiamo niente. No, perché altrimenti dentro la padella avrebbe lasciato, sai, i semi, avrebbe lasciato molto. In questo modo siamo proprio pronti, allora impiattiamo. Ecco qua. Aggiungiamo il condimento. Ma quanto ci piacciono queste cose, vero Jennifer? Sì, io mi incanto, ti sto guardando in estasi. Sì, questi sono i piatti che mi piacciono tanto, quelli che si fanno, voi sapete che sono molto smart, che si fanno in poco tempo, che hanno pochi passaggi e che sono buoni e contentano, mettono anche tutti d'accordo, perché poi è il sogno, no? Di tutti coloro che si occupano della cucina, riuscire a preparare qualcosa che metta d'accordo tutti i commensali, figli, mariti, capito chef? È vero. Guardate che bello. E qui abbiamo tutto il sapore degli scampi, non ce ne dimentichiamo, perché abbiamo utilizzato sia il fumetto realizzato proprio con i carapaci e abbiamo messo anche poi gli scampi sgusciati, insomma un'esplosione di sapore. Guardate che bello. Eccoci qua. E siamo pronti anche per il pranzo. Per un pranzo veloce, gustoso, pranzo di mare, chef. Eccoci che qua. Che dire, io faccio l'inchino, questo piatto mi piace veramente moltissimo. Rifatelo a casa e fateci sapere com'è andata e se vi è piaciuto. Potete anche postare le foto sulla nostra pagina Facebook, Chef in Cucina Rete 8. L'appuntamento con i nostri cuochi è quotidiano, noi vi aspettiamo sempre sulla prima emittente d'Abruzzo. A domani. A domani. Salve! Salve! Allora, io mi dedico a questo punto. Anche a lei piace questo programma? Che poi fa? Ah, chef in cucina, sì. Sì, sì, molto. Sta rubando, No, non mi permette. Sta rubando i segreti dello chef. Ah, i segreti dello chef. Sto rubando tutti i segreti. Biscotto? Ecco, per questa ricetta. Posso? Prego. Non vorrei posso? Grazie. Buono. Però, allora, vi posso dire che sto impastando 500 grammi di farina. No, ho utilizzato 100 grammi di farina di semola, 100 grammi di farina zero e 100 grammi di...